James Ellison e Toto Wolff hanno esordito nella loro presentazione dicendo che la nuova monoposto, la Mercedes W15, è stata fatta per soddisfare, per far contento Lewis Hamilton, perché nella passata stagione la posizione di guida era uno dei maggiori problemi dell'handling di questa vettura e quindi, come possiamo vedere nello scheletro della W15, è stato spostato indietro il pilota e di fatto tutta la parte di pedaliera e sterzo, piantone dello sterzo. Questo di fatto ha trasformato completamente il telaio e soprattutto la distribuzione dei pesi di questa monoposto, in quanto nella passata stagione, e lo possiamo vedere dalla sezione della scocca, il posizionamento del pilota troppo in avanti spostava il baricentro vettura sull'asse anteriore, generando quindi un alleggerimento del retrotreno che ha sempre dato fastidio a tutti e due i piloti, ma in particolar modo a Lewis Hamilton. Bene, con questa soluzione, che possiamo vedere quindi sviluppata con un abitacolo ricentralizzato nella sua posizione originale, quindi quella del 2022, la monoposto ritrova anche un handling sospensione completamente differente. Lo possiamo vedere con le nostre animazioni 3D. Si conserva la soluzione di tipo push rod all'anteriore e quindi una soluzione che prevede i due elementi verticali con delle valvole per ottimizzare i flussi e quindi la gestione del rollio viene effettuata in maniera estremamente precisa. Il terzo elemento in alto meccanico come vuole il regolamento e tutto questo. Questo quindi è un sistema ricalibrato in funzione di un avantreno più leggero, proprio per effetto dell'abitacolo spostato decisamente più indietro. Al di là di questi aspetti, andare a toccare la parte vitale, lo scheletro della vettura, la spina dorsale, come proprio detto James Ellison, ha portato a tutta una serie di attività che devono essere state di grande lavoro, ma soprattutto sono state molto faticose nella riprogettazione della vettura. Parliamo del serbatoio, che se il pilota si sposta indietro automaticamente verrà accorciato e allargato, creando una sezione mediana della vettura decisamente più importante anche a livello aerodinamico. E soprattutto anche i radiatori sono stati rivisti. E andiamo a vedere di nuovo con le nostre attività virtuali. Il sistema dei radiatori rimane a sandwich, quindi molto compatto nel suo sviluppo verticale, proprio per cercare di ottimizzare anche la conformazione delle pance, che ha ripreso lo stile a tutti gli effetti della Red Bull. E infine dobbiamo parlare anche delle pance, ma nella parte frontale, ovvero sia la Mercedes ad oggi con la W15 è l'unica vettura che decide di mantenere una configurazione delle pance a triangolo, quindi con un becco che va nella parte più profonda della vettura verso il basso per andare a pescare più aria e quindi raffreddare meglio i radiatori. Questo tipo di analisi di fatto tocca le parti vitali principali della monoposto. Parleremo degli ulteriori sviluppi di questa vettura dopo il filming day per cercare di analizzare nel dettaglio e in maniera ancora più precisa la nuova vettura, l'ultima Mercedes di Lewis Hamilton.